Moon. Parte la nuova stagione di Funny Moon e quest'oggi abbiamo voluto esagerare e partiamo in pompa magna, caro il nostro James, questa volta non mi sbaglio, questa è la 300ª volta, perché sai, dopo le vacanze... Stop, ripeti, stop, sì, azione! Siamo un po' più ritardati, vabbè, quello lo siamo sempre, però diciamamolo. Allora, nuovo staff, o staffs. Vedremo più avanti. Noi quest'anno abbiamo uno staff serio, serissimo. Serissimo. Ma andiamoli proprio a conoscere questi. Li vuoi conoscere? Persone. Sì, certo, conosciamo. Ma mi direi dove li abbiamo pescati, no? Dove li abbiamo pescati? Qui vicino. No, no, non è bello dire così, però... Sì, è vero, stando la colomba effettivamente potrebbe essere un po' dubbia, però... Dubbia. Detto questo, faccio una piccola cosa, perché a loro bene o male li conosco. Tu no? No, per niente, però vedremo. E quindi, visto che anche quelli di casa non li conoscono, presentiamoli e ti lascio lo scettro. Va bene, va benissimo. Vai. Amici di Funny Moon, allora vedremo al lato mio sinistro. No, destro. Lei voleva parlare, perché da mezz'ora mi dice parlo, dammi quel microfono. No, ce l'avrai più avanti. Che tu devi sapere una cosa, qui Funny Moon, come sa anche il Grandangelo e la Giulietta, James è il professionista. Cosa vuol dire? Che dovrai fare scuola per imparare a mandare avanti questa baracca, va bene? Come ti chiami innanzitutto? Flaminia. Esperienze nel campo? Zero. Va bene, ecco, già l'abbiamo conosciuta, perfetto, un vecchio amico, una risorsa importante di Funny Moon, Angelo. Vai, a te, no, non vecchio, è una nuova risorsa importante, un nuovo saluto. Come è andata le vacanze, come sono andate? Guarda, molto molto bene, ho lavorato tutta l'estate, però mi sono anche riposato, sono andato un po' qua, un po' là, in Italia, all'estero, mi sono visto anche con la nostra co-conduttrice. Gossip. Vedremo, perché lui seguirà una vetrina VIP. Certo, ma già noi siamo VIP, sono i VIP che seguono noi, dai, diciamolo vero. Sì. Giulia, a te che mi racconti? Dai, lo posso dare lo scettro, vai. Ah, ok. Io sono stata tutto il tempo sotto il sole per cercare di abbronzarmi. E perché ridete? Perché vabbè, non ci sei riuscita. Cioè, ah, vabbè, è importante provarci e quindi niente, così che ho passato l'estate e ho visto anche il mio amico Angelo. E passiamo qui alla nostra sinistra, destra per gli schermi, con un nostro vecchio, ormai vecchio, cioè giovanissimo, però vecchia conoscenza, perché l'abbiamo visto quest'estate in onda sia in televisione che sul web. Ricordiamolo, dove? Mi ricordo. Non si ricorda. È fantastico, questa è bellissima. Cioè, no, allora, perdonami, questa la devi. Esatto, perché sì. No, il bello è che è stato che lui ha iniziato così, ma è rimasto così. Ci siamo lasciati e ho detto: che farai durante quest'estate? Chi parte, chi va in vacanza? Cosa hai fatto quest'estate tu invece? Ho studiato. Perfetto. E cosa farai adesso? Niente. Niente, come niente? Dallo studio a niente. E che cosa hai studiato? Diciamolo. E fa l'esame. Fa per scuola, d'inglese. Inglese. Però dovete sapere che questo ragazzo si emoziona un po' davanti alla telecamera, però sono sicuro che dopo 10 o 20 puntate si ricorderà le info del programma, giusto? No, già mi ricordo. Allora, quindi, dov'è che ci possono vedere a noi? Su Facebook, Funny Moon, su YouTube, e poi il numero 333-333-8693. Grandioso, vedete? Allora, ha fatto finta, facciamogli un applauso. Bravissima, vedi, una già che entra nella parte, era un applauso e l'ha fatto bene. Brava, Oscar. Abbiamo qui la nostra cara Carola. È già stata presente con noi l'anno scorso, ve la ricordate? Ha fatto un fine anno con noi ed è ritornata. Buoni propositi per quest'anno con noi, Funny Moon? Sommario. No, ancora no! Mannaggia a te, mannaggia! In realtà, comunque, fidatevi, lei non è Mario. Passiamo oltre e andiamo a una nuova new entry. E sono così, come dire, orgoglione di presentarvi Massimiliano, che è una vera new entry di questo nostro programmino, diciamo così, che va in onda su varie emittenti del Lazio e non, che è approdato da noi. Come mai?
Ma io ti dico, sono un po' preoccupato per questi esordi, perché gli amici da casa non ci vedono, ma il nostro non lo vedono gli amici da casa, ma noi lo vediamo perché abbiamo il cameraman che è in mutande. Ora, se questo è l'inizio, pensa a noi quello che ci tocca, che qual è la nostra fine. Esatto. Cioè, se il cameraman è in mutande, noi come possiamo finire? Lo diciamo. Comunque, detto questo, lo diciamo io, che marca è la. Non la possiamo dire, no, perché sennò poi mi scappa. Se uno lo dice, poi gli scappa, no? Giusto. Però detto questo, noi cercheremo di fare una conduzione molto tranquilla, molto sobria, molto delicata, sempre con la massima umiltà. Ecco qua, chi le vuol dire le info con me? Dai, il numero di telefono, vieni un attimo. Io? Sì. 333-333-8693. Te che hai alzato la mano, che vuoi fare la prima della classe, e poi lo faremo. Dai, un po'... Vabbè, la pagina Facebook. Come si chiama il programma? Funny Moon. In conclusione, non c'è rimasto che dire. Sono Mario.